Certo che parlare del Napoli è oggi è difficile, è duro, è triste. Solamente a pensare a un anno fa, dove si andava verso la pausa invernale, pausa diciamo clamorosa, quella dello scorso anno dovuta al mondiale che si sarebbe giocato con Napoli che batteva l'Udinese per 3-2. Con Kim che si scusava per gli errori, con un vantaggio incredibile. E ad adesso dove non c'è neanche più una squadra, cioè non lo so, sì c'è una squadra, ma che non è più squadra. Ci sono 11 giocatori che giocano o cercano di giocare a pallone. Ovviamente la sconfitta con l'Empoli, che lascia clamorosamente ancora il Napoli al quarto posto, noi stiamo parlando di una crisi. Con una squadra che comunque è al quarto posto da sola, perché l'Atalanta non è stata in grado di vincere a Udine, perché Lazio e Roma hanno pareggiato e il Milan ha pareggiato, gli hanno diciamo regalato un punto ancora per l'ennesima volta, sta appena appena 2 punti sopra di noi, con una vittoria con l'Empoli che era nelle corde, ovviamente del Napoli, avremmo addirittura scavalcato e saremmo tranquillamente al terzo posto in classifica. Juve-Inter per il momento fanno un altro campionato. Purtroppo. Perché Napoli, cioè, avrebbe come organico nelle corde di poter lottare per lo scudetto. Vabbè, passiamo alla partita di ieri. Partita di ieri, ma allora, io voglio portare solo una sensazione che è stata quando ha segnato l'Empoli. Sinceramente, non mi sono neanche arrabbiato. È come se le cose. Allora, dico sinceramente, avesse segnato Kvaratskhelia 30 secondi prima, finiva 0-0, avesse vinto l'Empoli. A me non cambiava sinceramente nulla, perché vedere giocare quella squadra in quella maniera, quella squadra, quei ragazzi, quei giocatori in quella maniera, per me era comunque una sconfitta. Cioè i 3 punti in più, i 3 punti in meno, relativi, perché non è una partita che ti cambia la stagione, ma è la maniera di giocare, è la maniera di stare in campo, è la maniera di mettere in campo, è l'importanza che si dà ai giocatori. Quindi partiamo dall'allenatore. Che comunque ha preferito giocare con la squadra tipo con l'Union Berlino e tra l'altro pareggiando, facendo un'altra brutta partita. Un allenatore che comunque io, ma quando è stata l'ultima volta che abbiamo vinto in casa con l'Udinese? Poi pareggio col Milan, sconfitta con la Lazio, sconfitta con la Fiorentina, sconfitta con Real Madrid, pareggio con l'Union Berlino, sconfitta con l'Empoli. Cioè queste sono state le partite in casa, abbiamo vinto solo con l'Udinese. Io veramente non. Davanti al proprio. Semmai fuori casa si va meglio. Cioè, sono cose che da un lato inspiegabili, dall'altro, però, se poi si vede come ha giocato il Napoli, giocatori che non correvano, semmai recuperavano palla e non si proponevano in avanti, ma allora perché non si proponevano? Perché non lo so, perché non ce la fanno? E questo l'abbiamo detto a inizio campionato, ma sono passate 11 partite. Perché non hanno voglia di seguire l'allenatore, ormai questo si è capito, perché no, ieri la squadra mi dava l'impressione appunto di una squadra che, vabbè, tanto è l'Empoli, prima o poi il gol lo facciamo, però giochiamo male, in modo che comunque Garcia, che non l'abbiamo mai sopportato, diciamo, la squadra non l'ha mai visto di buon occhio a Garcia, c'è stato solo proprio un momento in cui si è visto giocare un po' meglio la squadra con l'Udinese, con Lecce, qualche cosa si è vista. Bologna, ok, poi dopo perché il vuoto assoluto, qualche tempo giocato bene, qualche comunque non c'è voglia di fare quel tipo di gioco, di seguire l'allenatore, non c'è voglia, vedere un Anguissa che lento, impacciato, che addirittura quando ha la palla deve vedere come liberarsi dell'avversario, vedere Lobotka che sbaglia 3 passaggi, vedere Simeone senza voglia, vedere Mario Rui che non è Mario Rui, Elmas inesistente, Kvaratskhelia che gioca da solo, oh, vabbè, lasciamo stare Osimhen che tiene i suoi problemi, infortuni, problemi a caso, cognata, figlio, non lo so, lasciamolo stare. È un Garcia che praticamente non ha capito nulla né del gruppo né della città né della squadra. E questa è la squadra che non si impegna perché non ho capito che se non si vuole impegnare questo mo vedremo perché tanto ormai l'allenatore cambierà. L'allenatore che non ci ha capito niente, non ha avuto quell'umiltà, ok, di dire,
Questi hanno vinto il campionato dopo 33 anni che non lo vincevano, 16 punti di vantaggio, sediamoci, parliamo insieme. No, ha cercato subito di imporre i suoi... Vabbè, però anche questo è relativo, perché è la stessa cosa che ha fatto Ancelotti dopo Sarri, e Sarri non aveva vinto. Anche Ancelotti ha fatto cadere totalmente quella squadra, che addirittura si è ripresa con Gattuso. Cioè, Gattuso ha fatto meglio di Ancelotti. Quindi, secondo me, è proprio una questione mentale della squadra. La squadra che ha vinto e che non riesce ad avere più quelle motivazioni che aveva avuto negli anni di Spalletti. Tutto per lei. Ricordiamoci come Spalletti aveva, cioè, uomini forti, destini forti. Aveva dato con poche parole, con pochissimi motti, diciamo, alla squadra la forza per poter essere prima, per primeggiare, per avere voglia di giocare, ma soprattutto per dimostrare ogni partita, ed è quello che manca, che si è superiore all'avversario, ma per la voglia di giocare. La voglia di giocare non c'è più. Non c'è più. Vediamo sempre altre squadre, è l'Union Berlino che viene a 13 vittorie, è l'Empoli che è penultimo in classifica, è il Milan che senza i giocatori, che hanno più voglia di noi. Io questo mi sono stancato. Cioè, voglio che i giocatori giochino con desiderio di imporsi fisicamente all'avversario. Questo non c'è più. E finché non ci sarà più, ed ecco perché non si gioca bene al Maradona, perché a Maradona si ha ancora più la convinzione di essere più forti dell'avversario. Non si è più forti dell'avversario, si gioca, si dimostra sul campo. E questo manca, questo a prescindere dagli errori di Garcia, che ha sbagliato e pagherà per tutti. Poi c'è De Laurentiis, che si è trovato da giugno fino a luglio senza l'allenatore, si sapeva, senza il direttore sportivo, si sapeva, senza il difensore principale, si sapeva. Per lui era presa da Carlo Verdone con la seconda stagione, era presa dal cambio della Filmaro che doveva cambiare sede, non mi ricordo, e ha lasciato il Napoli così, perché lui, essendo padre padrone, è lì che sbaglia, deve capire che in alcuni momenti, se stai facendo altre cose, non puoi lasciare una tua creatura da sola. Sola per sola, gli allenatori non sono voluti venire, direttore sportivo ancora, io non mi ricordo manco come si chiama, il difensore l'ha scelto uno dal Brasile, ecco, come ha scelto Garcia, così preso il giocatore che si può dire Nathan forse sta facendo quello che deve fare, e siamo così, che adesso dobbiamo sostituire gli allenatori, e chi prendiamo? Prendiamo Tudor? Veramente? Facciamo un contratto di un anno e mezzo? Così se mai perdiamo, se non va bene perdiamo un altro anno? Cioè, secondo me, mettiamoci le cose chiare in testa. Vediamo di portare questa squadra nei primi quattro posti. Vediamo di arrivare agli ottavi di Champions. Di giocarci le due coppe che ci restano, Supercoppa e Coppa Italia. E l'anno prossimo vediamo di fare un'altra volta un progetto come è stato per Sarri e come è stato per Spalletti. Non mettiamoci un allenatore sul groppone per 2 anni senza sapere che cosa. Cioè, io preferirei a questo punto un Mazzarri, un Cannavaro, un Semplici, un qualcuno che mi dice: Presidente, io resto 6 mesi, dopodiché se rivinco lo scudetto oppure se arrivo in semifinale di Champions, automaticamente mi rifà il contratto. Altrimenti mandami e fai quello che vuoi tu. Allora, attenzione adesso, cioè non facciamo l'errore, perché noi non siamo l'Inter, la Juventus o forse addirittura la Roma che si può permettere di buttare i soldi. Noi i soldi non ce li possiamo permettere di buttare, ok? Qui dobbiamo mantenere il bilancio e qui non ci possiamo manco permettere di tenere un allenatore sul groppone anche a 2 milioni in più per tutto l'anno. Qua non ci possiamo permettere di rinnovare Zielinski, Osimhen che sta ancora così, qua sta una squadra allo sbaraglio. Ok, una squadra e una società in questo momento in piena crisi. L'unico a comando è De Laurentiis, lunga vita al presidente, facciamoci il segno della croce e speriamo che riesca ad azzeccare le mosse giuste, perché siamo nelle sue mani. Spesso ha avuto ragione, quest'anno ha sbagliato qualche cosa, lo perdoniamo, però non è più il momento di sbagliare. Salviamo questa stagione e programmiamo seriamente per tornare a combattere per lo scudetto, perché abbiamo tutte le capacità per poterlo fare, e anche i giocatori, che i giocatori si impegnino però, non voglio più vedere questi giocatori che camminano, non è più possibile. Credete nella vostra forza e combattete di nuovo per questa maglia. Cercate sul campo di dimostrare di essere superiori all'avversario. Non pensate mai più, perché non lo voglio più vedere, e di essere superficiali mentalmente contro l'avversario. È una cosa che non sopporto.
non sopporto. Vi ripeto, a me ieri vinceva una Napoli, il Napoli con un gol di Kvaratskhelia, pareggiava 0-0 o appunto perdeva, a me il giudizio non cambiava. Il Napoli ieri ha fatto pena e basta. Sempre però, forza Napoli, forza Napoli. E un saluto da Due News e Gianmarco Giuliano.